Ecco, siamo con Vincenzo Patrini in una giornata molto particolare, no? Per Mannate, per lo sport tutto, ma soprattutto per la famiglia Patrini, ossia 50 anni di baseball a Mannate. Baseball che è nato proprio dalla famiglia Patrini, un'idea geniale importata dagli Stati Uniti e che personalmente, tra l'altro, ricordo sempre con molto piacere, visto che ho bazzicato fin dagli inizi casa vostra. Certo, sempre. Mi ricordo, eravamo un po' più piccoli che due. Ecco, com'è nata questa passione innanzitutto? Ma questa passione è nata un po' perché un Natale, allora prima di Natale, come sempre ti chiedono che regalo vuoi, perché ai tempi il regalo era unico, e io un po' perché leggevo Topolino, un po' per queste cose, avevo questa idea del guanto da baseball. Allora ho chiesto a mia madre di regalarmi un guanto da baseball, che ai tempi era un problema grandissimo trovarlo, però era di Milano, si ricordava il negozio di Brigatti. Allora un giorno è andata di nascosto da Brigatti a Milano, ha comprato un guanto da baseball, me l'ha fatto trovare sotto all'albero. E devo dire tutta una richiesta che a lei era piaciuta moltissimo, perché lei aveva un po' gli americani nel cuore, essendo 25 aprile del 45 al Risorgimento a Malnate, sfollata da Milano. E l'arrivo degli americani per lei era sempre stato un giorno felice, un bel ricordo. E poi niente, da quel guanto, da una pallina, io da solo a giocare contro il muro, qualche amico che mi dice: ma che cosa stai facendo? E allora provo anch'io, e da lì 4-5 amici assieme, la mamma che era sempre un fulmine di idee, a un certo punto ha detto: basta giocare nel mio giardino. Vi trovo un campo, mi metto in piedi una squadra e da lì è nato BCM, era l'inizio, Ecco, Baseball Club Mannate. infatti il primo diamante, il campo di baseball si chiama diamante, no? Era proprio il giardino di casa. Prima di andare c'era una casa molto piccola, con anche un parabrezza di un'automobile rara che passava su via Cadorna, che l'abbiamo disfatta, e forse da lì ha detto: boh, adesso il diamante lo allarghiamo. E siamo andati, c'è tutto già nei campi dove adesso c'è il Gurian Field, il campo intestato ad Adriano Gurian. Poi ci sono state, insomma, delle situazioni davvero importanti a livello sportivo, no? Tipo partendo anche dai giochi della gioventù, ricordo, un risultato clamoroso, Eh sì, giochi della ad gioventù, esempio. oltretutto è stata la mia prima esperienza da allenatore, perché nel 75 avevo 20 anni, e c'era questa situazione dei ragazzini, che erano un po' dei ragazzini di strada, perché arrivavano tutti un po' da situazioni un po' strane, però avevano naturalmente un grande carattere, e qualche giocatore che invece che era già bravino, come Bruno Bianchi, che era un po' L'anima. l'anima, il campioncino della squadra. E allora abbiamo cominciato a fare le eliminatorie, queste cose qui, e alla fine siamo arrivati primi della Lombardia o addirittura del Nord Italia. Siamo andati a Palermo a fare le finali nazionali e siamo riusciti ad arrivare terzi, perché c'era l'Emilia, che era assolutamente insuperabile, e il Lazio, che anche loro erano fortissimi. In Ma il realtà, resto li abbiamo battuti. il primo titolo questo, no? Forse. Il primo titolo in assoluto è stato già il primo anno, nel 69 o nel 70, non mi ricordo, che è stato il torneo Lombardo Allievi. Abbiamo fatto una finale al campo Kennedy contro il Baggio, e lì tutti i ragazzini abbiamo vinto il primo titolo, che è stato contro il torneo Lombardo Allievi. Senta, Mannate però è una società importante a livello nazionale, ricordiamo solo i campionati di Serie A con la formazione femminile, anche la formazione maschile negli anni ha ottenuto dei risultati importanti, sfornando anche dei giocatori che poi sono finiti in società di Serie A, addirittura in nazionale, ricordo. Certo, allora, intanto di sicuro va ricordata la squadra di softball, che è quella che ha raggiunto i livelli più alti come classifica, perché le ragazze del softball hanno giocato in Serie A. E poi sì, qualche giocatore, un po' il problema di Malnate, che faceva fatica a crescere, era perché era
un po' distaccata dalle altre squadre di baseball lombarde, che erano tutte Milano, Bollate, Senago. E quindi c'era poco scambio di giocatori e purtroppo lo scambio era più che se ne andavano i nostri bravi, però vabbè, siamo stati un po' il vivaio di tante squadre. Primo ad andare era Pier Maria Faccetti, che è stato nel Bollate. Quello che ha raggiunto un livello più alto, secondo me, è stato il Mauri, Mauri. Mauri. Che ha giocato a Bollate ed ha giocato in nazionale, il Nicola, Nicolino Mauro, ha giocato in nazionale, è stato a Cuba in una trasferta cubana. E Senta, poi. poi tra mille difficoltà, come baseball mannate, insomma, cambiata magari la denominazione, però altri progetti, come si diceva appunto in conferenza stampa, ed è ancora vivo, no? Cioè, c'è anche progetti sociali tipo la squadra dei non vedenti, eccetera, no? Quindi una realtà vivissima nonostante i 50 anni su groppone. Certo, ma penso che continua a vivere e lo vivrà ancora per molti anni, perché proprio è rimasto un po' lo spirito iniziale, quello dei ragazzi, dei giovani. Cioè alla fine per Mannate sono un insieme di ragazzini che vogliono accostarsi a questo sport, che come diceva giustamente mia sorella è unico, perché è l'unico sport dove tu da solo devi giocare contro una squadra, perché quando tu sei in battuta sei da solo. E quindi è sempre stato un grande vivaio di giovani, di ragazzi, e oltretutto adesso cominciano anche i piccolissimi. Quando giocavo io si cominciava verso i 12-13 anni, adesso comincia molto prima, quindi imparano molto prima e penso che andrà sempre avanti con Senta, ma questo stile. con lo spirito goliardico con il quale è nato, ma è rimasto in parte o si è perso? Più goliardico Quando adesso. giocavate voi, ad esempio. Ma quello ormai è come dire, ma penso in tutte le squadre di baseball, ma un po' come in tutte le squadre di rugby, il famoso terzo tempo è la cosa più importante, cioè in qualsiasi partita, per quanto tirata, difficoltosa, impegnativa sia, alla fine i giocatori di baseball si trovano tutti assieme, le birre non le conti più e anche tutto il resto, quindi rimane una grossa così, amicizia tra tutti i giocatori. Allora, auguroni per questi 50 anni. Benissimo, auguri a tutti.